Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video recensione. Allora, oggi vi parlerò del personaggio da tema Samune della Revoltech. Questo è il numero 79 della serie Sengoku Basara. Allora, Sengoku Basara era un videogioco che è stato poi reso serie animata. È una serie discreta, comunque vi consiglio. Ora stanno facendo la seconda serie. Questo personaggio comunque mi piaceva, l'ho preso. Diciamo che in generale i Revoltech sono carucci, anche perché c'è una grande varietà. Però a volte in alcuni personaggi ci sono alcune sbavature di colore che non mi piacciono. E invece questo personaggio mi è piaciuto subito perché è stato fatto molto bene, è stato rifinito molto bene, soprattutto nella colorazione. È pressoché perfetto. Allora, cominciamo un po' a vedere. Spostiamo un pochino. Ok. Allora, è molto accessoriato. Faccio vedere subito. Se riesco a farlo stare in piedi. Ok. Allora, questa basetta con le relative giunture Revoltech qui permette di collegarlo sia qui in questo buchetto, spero che non se la prenda. Ovviamente serve per fargli assumere le pose dinamiche acrobatiche. È possibile sia collegarlo qui che qui, ed è possibile anche utilizzarlo come supporto per farlo stare in piedi, farlo stare in equilibrio, perché queste action figure difficilmente stanno in piedi senza una base, perché proprio per via della loro estrema possibilità e flessibilità non hanno un grande equilibrio. Vediamo un po' il contenuto. Ah, c'è questo contenitore che serve per tenere proprio le parti, gli accessori. Queste sono delle mani alternative che sono dei palmi aperti, che sono snodati nel polso qui. Ma le alternative vanno sfilate e semplicemente collegate. Andiamo a vedere un po' il contenuto delle scatole. Allora, qui c'è una mano e qui troviamo una faccia semplice, di una sola faccia con una sorta di ghigno sorrisino. C'è una moneta, mistero per noi occidentali, che però poi ho saputo che serve per ottenere in Giappone, però soltanto se si accumulano varie di queste monete, dei gadget, vari premi, non so. Allora, qui c'è un'altra mano alternativa, in realtà ce ne sono due. Serve per simulare un attacco che si fa nel videogioco e nel cartone animato. Qui ci sono altre due spadine corte, in tutto sono quattro, altre due sono qui, come potete vedere la particolarità delle spadine corte e che si possono unire per ottenere una da parte. Poi c'è anche una spada lunga, più lunga di queste qui. Queste altre spade che vedete purtroppo non sono sfoderabili, infatti se si prova i
rimuovere una di queste, ti rimane solo un punto. Però è da apprezzare comunque il tocco di classe qui, di rendere rimovibile questo, perché se si utilizza una spada per raggiungere un tocco di realismo, uno può avere l'idea di rimuovere uno di questi per, diciamo, avere come totale il numero di spade. Ok. Ok, allora, andiamo un po' in generale il numero di giunture a Revoltech. Allora, ce n'è una qui in corrispondenza dei gomiti, qui in corrispondenza delle spalle, però c'è uno svantaggio qui, ecco, potete vedere, sono un pochino lento, non so se la mia action figure che fa così, ma non credo. Ce n'è uno al collo, nelle ginocchia e nelle caviglie. In realtà anche qui ce ne sono due. È possibile rimuovere anche queste spade. Poi, uno svantaggio di questa action figure è che non c'è giuntura qui, quindi questo limita molto la possibilità. Però è possibile, oltre a questo movimento, eseguire un movimento rotatorio. Quindi se si vogliono eseguire delle pose con le gambe più aperte, lo si può fare in realtà. E magari si ottiene anche una maggiore stabilità rispetto alle giunture del Revoltech. Che altro? Allora, il prezzo. Il prezzo oscilla tra le 35 e le 40 euro. Un prezzo un po' altino. Lo si trova sia questo che Sanada Yukimura, che è il suo, diciamo, rivale amico, poi in seguito, piccolo spoiler. Lo si trova anche in colorazione bianca, molto, molto particolare, però costa di più, costa circa, penso, 5-7 euro di più. Quindi, un'action figure molto ben fatta, costa abbastanza, però ve lo consiglio. A me in particolare piace più di Sanada Yukimura. Sanada Yukimura è più snodato, infatti ha le giunture Revoltech anche nelle anche. Però a me piace molto di più. Se volete vedere qualche posa, vi faccio vedere, sta in piedi, vi faccio vedere il cartone. Si possono ottenere delle pose davvero molto 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 suggestive. È davvero molto bello, in particolare questa posa è molto bella, è molto ben fatto, quindi questa è la mia recensione. Penso di aver detto tutto. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova video recensione. Come potete vedere dal titolo, questa recensione sarà del personaggio Date Masamune della Revoltech. Date Masamune è un personaggio Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova video recensione. Come potete vedere dal titolo, questa video recensione sarà dedicata a questo personaggio
nella fattispecie. Ciao, ciao. Ma come la va? Babau, babau, babau. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova. Ciao a tutti e benvenuti.